A tutti, proporrei a Francesco Grillo quindi di preparare la sua presentazione. Sì, grazie. Io comincerei appunto dal ricordo di un gigante, il primo presidente della Repubblica Italiana, perlomeno il primo eletto dopo l'Assemblea Costituente, dal primo Parlamento. Non tutti lo ricordano, ma era un grande economista. Tra l'altro, persino giornalista dell'Economist, un po' tutti però ricordano la sua frase più famosa, anche se ne ricordano soltanto un pezzo, perché Einaudi diceva non soltanto prima conoscere e poi deliberare, ma tra prima conoscere e poi deliberare c'era poi discutere, prima conoscere e poi discutere e poi deliberare. E quindi chiarisce immediatamente Einaudi che la valutazione non può che essere democratica. Dice con molta nettezza che deliberare, lui si riferiva più puntualmente all'attività di produzione di leggi, no? Non di disegni, di programmi di investimento. Però diceva, è praticamente impossibile, concettualmente impossibile, deliberare senza avere prima degli elementi sui quali costruire la deliberazione, il policy making. Però è molto significativo che Einaudi dicesse con molta chiarezza che appunto tra il conoscere e il deliberare c'è un pezzo di discussione, no? Che quindi è democratica. Già nel 1955 il Presidente della Repubblica, che tra l'altro rischiò addirittura di essere confermato, di farsi due mandati, sarebbe stata un'anticipazione di quello che adesso viene chiesto all'attuale Presidente della Repubblica. Tuttavia, già lui aveva un certo pessimismo rispetto alla capacità culturale di un paese che era molto diverso da quello attuale di starlo a sentire. Infatti, nel 1955, prima conoscere, poi discutere, poi deliberare, viene raccolto nelle prediche che lui chiama inutili, diciamo, anche se ovviamente si augurava che servissero a qualcosa. E allora, qual è il problema della valutazione? Lo dico molto in questo editoriale, appunto, che ho pubblicato qualche giorno fa sulla questione della Banca Mondiale. Allora, il problema della valutazione e della misurazione, che non coincide con la valutazione, ovviamente, diciamo che la valutazione è una parte della misurazione, va anche al di là della misurazione. Però è un problema concettuale e poi un problema di conflitto di interesse ed è quasi insito nell'attività della valutazione. Il primo può essere visto quasi come un'estrapolazione del famosissimo principio con il quale comincia un'altra scienza, un'altra teoria. La teoria dei quanti che rivoluziona la fisica, no? Però in qualche maniera il principio di indeterminazione di Heisenberg vale anche per l'economia. Cioè lo stesso fatto di misurare collocati in un punto dello spazio e nel tempo produce dei problemi concettuali di prima grandezza. Questo c'entra molto col doing business e c'entra molto soprattutto con i benchmark che facciamo, che sono un'attività assolutamente essenziale,
perché il team di Giankov, per esempio, alla Banca Mondiale, faceva una assumption, no? Partiva da un'ipotesi che è un'ipotesi concettualmente sbagliata, essi stessi sapevano di essere sbagliata, e ad esempio che le riforme fossero tutte riducibili ad uno standard che può essere valido per tutti i paesi del mondo e valido anche nel tempo, cioè invariante sia a trasformazioni che avvengono nel tempo, sia ovviamente a grandi differenze tra paesi diversi. Questo è un problema concettuale molto forte, un problema enorme anche, visto che accennava a questo Laura, del Recovery Resilience Facility. I milestones e i targets del PNRR sono legati in parte alla realizzazione di riforme che la Commissione europea immagina essere, come dire, valide per tutti quanti i paesi. E se abbiamo tempo nella discussione, possiamo fare anche degli esempi di riforme che assolutamente sono diversi se si approccia un paese come l'Italia rispetto ad un paese come la Germania. Andiamo il secondo problema della valutazione, in particolar modo del doing business, un problema ancora più forte, più grosso, è un problema più, se vogliamo, anche terra terra. Questo fu una cosa, fu un problema teorizzato da Goodhart nel 55. Lui dice quando una misurazione diventa un target, era molto vero per il doing business, quella misurazione cessa di essere efficace. Perché? Perché cominciano le pressioni per distorcere la misurazione e variare le posizioni di, ad esempio, nel caso del doing business, di diversi paesi. Nel caso del doing business, il problema era ancora più grosso. Ma questo vale per tantissimi altri tipi di valutazione perché si costruiscono delle vere e proprie industrie dei paesi che vogliono migliorare la propria misurazione, la propria posizione. Quindi c'è un problema di dipendenza dell'osservatore dall'osservato. Tornando un attimo ai temi che più interessano un certo numero di noi. Ad esempio sulle politiche di coesione, sui fondi strutturali, parlando di istituzioni, una modifica istituzionale che sarebbe urgentissima è quella di non far selezionare, pagare, gestire un valutatore che dovrebbe essere indipendente, per intero alla regione piuttosto che al ministero che deve essere valutato. Questa è una cosa che è molto concreta, uno parte da World Bank e da Goodhart e credo che sia una questione urgentissima questa. Veloce, sono arrivato alla fine. Allora, tutti questi discorsi qui diventano ancora più cruciali nel XXI secolo, un secolo nel quale c'è un aumento di informazione pazzesca. E però paradossalmente sembrerebbe esserci una diminuzione della conoscenza che estraiamo dall'informazione che abbiamo. Ma il problema è ancora più grosso. Come sa benissimo Mario Draghi, questo qui è l'andamento della produttività in un mondo in cui aumenta l'informazione. Stanno avvenendo dei fenomeni. Questo, ad esempio, mette in crisi la teoria della crescita mainstream, quella del maestro di Draghi, che tra l'altro persona ancora viva, simpaticissima, Solow, no? Quello che succede in un XXI secolo è che stanno entrando in crisi quasi tutte quante le teorie economiche, tradizionali. Ad esempio, Draghi sicuramente non si è mai fatto capace del fatto che il quantitative easing, l'iniezione di moneta nell'economia così massiccia,
non sta producendo gli effetti che tutti noi studiamo nei manuali di politica economica nei primi anni di un qualsiasi corso di laurea di economia. Il punto è che le tecnologie stanno modificando in maniera pesantissima le relazioni tra le variabili economiche. E quindi quel discorso che si faceva prima delle riforme che riteniamo invarianti nel tempo è una vera follia, è una follia totale. E quindi, velocemente, poi veramente alcune idee. In questo contesto, non è un discorso strutturatissimo, lo strutturo di più nel paper. Secondo me, cinque idee sulle quali ragionare è che, come dice molto Laura e molti valutatori, le persone, le comunità non sono soltanto destinatari degli interventi, ma sono anche strumentare le persone e le comunità per farci dare informazioni, utilizzando anche le tecnologie che sono utili per la valutazione. I cittadini non sono solo fruitori della valutazione, come dicono con qualche retorica i regolamenti comunitari, per esempio, dei fondi strutturali, ma dovrebbero essere owner del processo. Cioè il valutatore deve essere anche scelto, manutenuto, giudicato, collaudato sulla base di un coinvolgimento di tutti quelli che quella valutazione devono utilizzare. In generale c'è un tema di assolutamente aprire le black box di molti articoli scientifici. Giankov continua a pubblicare alla grande sul sito dell'università dove ho studiato anche io, che è la London School of Economics. Bisogna capire che cosa un misuratore sta dicendo, diciamo così, in maniera da mettere anche in discussione certi risultati. I programmi di spesa, il PNRR, per esempio, doveva essere costruito sin dall'inizio Francesco, hai per un essere minuto, eh? Un valutabile. minuto. Infatti sono arrivato proprio al quinto. I progetti, poi ultima cosa, a proposito delle discontinuità del XXI secolo, bisogna probabilmente avere il mindset di finanziare progetti che abbiano il solo obiettivo di produrre conoscenza, ad esempio, attraverso delle vere, sperimentazioni. Passerei quindi brevemente la parola appunto a Laura e Sabrina per procedere, insomma, per avviare questo ricordo di Serenella. Grazie, Laura. Grazie Donatella. Io appunto la sessione è promossa dal Laboratorio di Valutazione Democratica come moltissime altre iniziative. Serenella è stata una componente entusiasta, molto assidua, molto affettuosa sia nei confronti delle persone, degli individui del laboratorio, sia nei confronti proprio dell'iniziativa del laboratorio, quello di creare delle idee. Per condividerle e lei aveva appunto la sua grande generosità nel dibattito, generosità ed entusiasmo nell'interagire con noi, nel portare avanti le nostre iniziative e questa generosità appunto che speriamo impronti il nostro lavoro collettivo era proprio una sua caratteristica professionale e personale. Su questo io vorrei appunto ringraziarla e ancora anche se è veramente difficile rendersi conto che appunto dobbiamo mantenere quello che lei ci ha dato con noi, ma non potrà appunto fisicamente venire alle nostre riunioni. E con questo io chiederei invece a Sabrina Spagnolo, che la conosceva anche non solo professionalmente, non solo per le attività del laboratorio, di fare un breve ricordo di come Serenella era nella sua complessità di persona. Grazie. Grazie a voi di aver dedicato questo spazio a Serenella, che sicuramente sarebbe stata molto contenta. Serenella era una persona determinata, una sognatrice, ma era anche molto pragmatica. Si
Secondo me la sua vita, lei è stata proprio un esempio di resilienza, la sua capacità di adattarsi, di reinventarsi, ma allo stesso tempo anche di rimanere ferma sui suoi ideali, sui suoi sogni, nell'affrontare le difficoltà che ha incontrato durante la sua vita. Io l'ho conosciuta esattamente 20 anni fa, alla facoltà di sociologia, e da quel momento noi siamo state sempre amiche. Abbiamo passato le ore al telefono, ore nel suo giardino a Montecompatri con i suoi amaticani, e negli ultimi 2 anni le ore al computer, nel discutere, confrontarci, inizialmente su che esame fare, poi su che specializzazione prendere dopo l'università, e dopo su chi ricerca fare, che articolo scrivere. Mi dispiace, nonostante sia stato per me difficile, mi faceva, però lei per me la vorrei ricordare così, con questa sua creatività. Lei aveva una grande immaginazione sociologica. Mi chiamava e mi diceva: Sabrina, guarda, che ne pensi di questa idea? È una pazzia? E io dicevo: sì, mi piace, facciamolo, facciamo questa ricerca, facciamo questa valutazione. Lei ha avuto la capacità, la tesi di laurea riguardava la sociologia dei gruppi, lo studio sul territorio, è passata dallo studio di Corviale, come l'architettura influenzava i rapporti sociali, allo studio invece delle scale Fazzi-Likert, che ha sperimentato questo nuovo tipo di scala, da cui poi è pubblicato un bel libro che ha avuto successo, La logica Fazzi nella ricerca sociale, la Fazzi-Likert. Poi siamo passati a studiare i conflitti sociali, i conflitti territoriali. Abbiamo partecipato a convegni internazionali di geografia, sociologia, la bellezza di essere sempre presenti da quando abbiamo iniziato ai congressi del live, cercare sempre di presentare, trovare delle valutazioni che potessero essere interessanti da condividere con gli altri. Io la vorrei ricordare così, questa sua capacità di coinvolgere, come diceva Laura, gli altri, era un'eruzione di idee, ma la sua bellezza è quella di volerla condividere, confrontarsi sempre con gli altri e di appoggiarsi, come diceva, sulle spalle dei giganti. Per lei era importante chiedere un confronto con i suoi punti di riferimento, ad esempio per la valutazione con la professoressa Stame, per la statistica con la professoressa Freier, erano tutte delle persone a cui lei riteneva dei giganti a cui potersi appoggiare, con cui potersi confrontare. Diciamo che lei è riuscita in questi 20 anni a raggiungere il suo sogno, quello di insegnare, di essere nell'università, di fare ricerca. E questi ultimi 2 anni insegnava all'Università di Salerno, anche se continuava a collaborare con l'Università di Tor Vergata e con l'Unica Millus, occupandosi quindi questo suo percorso, dalla sociologia dell'ambiente alla statistica, alle teorie e metodi di campionamento, questa sua capacità comunque di esserci nella ricerca in qualsiasi campo. Grazie, grazie a tutti. Grazie Sabrina, e grazie anche a Enrico Stasi, che è il figlio di Serenella e che è stato con noi per questi minuti e che appunto è venuto a rimanere per il resto della sessione, grazie alla segreteria che ce l'ha, della segreteria live che ce l'ha consentito. E, veramente grazie a tutti quanti. Donatella, ricominciamo la nostra carrellata. Sì, devo dire, non è proprio semplice, vi ringrazio molto. Appunto il nostro panel, al nostro panel sono arrivati interventi che avevano l'obiettivo, appunto il panel aveva l'obiettivo di raccogliere contributi, come dicevamo, di ricerca empirica e teorica in grado di ricostruire diciamo le esperienze dove le istituzioni siano state in grado di delineare una governance valutazione valorizzando diciamo l'uso contestualizzato degli esiti dei processi valutativi. Quindi mi fa piacere introdurre appunto il secondo contributo, che è prove pratiche di prossimità, assetti organizzativi e valutazione nel progetto Valley for Schools di Letizia Giampietro, Angela Litteri,
e mio. Chiederei a Letizia cortesemente se può iniziare la sua presentazione a condividere le slide. Eccomi, buongiorno, io sono Letizia Giampietro e presento appunto questo paper scritto con Angela Littera e Donatella Poliandri. Di che cosa parlo oggi? Parlo, diciamo, vi presento l'esperienza del progetto PON Value for School, che è un progetto appunto finanziato dal Fondo Sociale Europeo, affidato all'INVALSI, che è un ente in-house del MIUR, per quanto del Ministero dell'Istruzione, per il PON, che appunto si prefigge lo scopo di valutare l'efficacia dei percorsi formativi e di supporto alle scuole a sostegno delle attività di valutazione. Facciamo appunto un viaggio, insomma, cerco di delineare lo scenario in cui il progetto si è realizzato, le finalità, il sistema di governance appunto che abbiamo utilizzato e pongo all'attenzione alcune opportunità che questo progetto ci sta dando appunto nella riflessione anche riguardo appunto la valutazione in alcuni, alcuni limiti e alcune domande che ci pone. Il contesto in cui si realizza praticamente in cui si realizza il nostro progetto è appunto l'avvio del Sistema Nazionale di Valutazione nel 2014-2015, autentica innovazione, riforma estremamente, come dire, una vera, appunto un'innovazione profonda nell'ambito del sistema scolastico italiano, in quanto per la prima volta tutte le 11.000-8.000 scuole statali e 8.000 scuole paritarie di primo e secondo ciclo hanno avviato, sono state invitate a implementare un processo di autovalutazione e a redigere un rapporto di autovalutazione. A seguito appunto di una riforma determinata appunto dal DPR 80 del 2013. Un DPR è una norma che è stato un compromesso importante, rilevante sia politicamente sia scientificamente appunto sulla valutazione anche delle scuole. Un compromesso che come dire, per chi aveva come dire che presupponeva anche una certa cautela nella fase di implementazione, nella fase di avvio, così come anche tutta la letteratura ha sempre evidenziato. Alcuni limiti dell'avvio della fase di implementazione, dei primi anni di implementazione, sono emersi subito, diciamo, in qualche caso nella deriva adempimentale che il RAB ha assunto e come dire, anche per la difficoltà che le scuole hanno avuto in questa come dire, prima fase in cui come dire, le attività anche di accompagnamento sono state abbastanza limitate. Tale innovazione ha richiesto, richiedeva anche per come per diciamo un'attenta un'analisi attenta anche dell'adeguatezza di tutti gli strumenti di valutazione che sono stati messi a disposizione delle scuole, ma anche una riflessione da parte, come dire, dell'amministrazione centrale sulle competenze che il personale della scuola in fase di avvio del Sistema Nazionale di Valutazione aveva sulla valutazione, sulla formazione di cui poteva giovarsi anche il personale della scuola e anche su, come dire, alcuni indicatori che venivano offerti praticamente alle scuole per riflettere sui propri processi interni. Sulla base anche di queste riflessioni, a seguito della progettazione 2007-2014 che aveva portato il gruppo di ricerca di cui faccio parte a creare praticamente a come dire, poi sperimentare tutta l'infrastruttura del RAB, in questa seconda programmazione, come dire, ci siamo concentrati appunto su tutte le misure di accompagnamento al Sistema Nazionale di Valutazione. In
introduco due parole, come dire, che sono due parole appunto anche richiamate anche dalla call, appunto la parola innovazione e prossimità. In questa, nella progettazione, diciamo, di questa del progetto Value, che è il progetto, come dire, principe e contenitore pure dell'azione che adesso vi illustrerò, come dire, c'è stata una dupla esigenza, un'esigenza di progettare delle misure di accompagnamento il più possibile prossime alle scuole, intendendo il prossimo, come dire, in una declinazione, come dire, differente, sia dal punto di vista appunto spaziale, sia dal punto di vista cognitivo relazionale, ragionando appunto anche su delle relazioni differente che possono instaurarsi a questo punto, in questa appunto in questa sperimentazione, tra amministrazione centrale e scuole, che poi devono portare avanti il processo di autovalutazione, e quindi cercando di immaginare, di progettare nuove forme di collaborazioni centro-periferia, ma anche pubblico e privato. E proprio perché la letteratura sociologica ed economica sullo sviluppo locale ci dice appunto che è necessario che si può promuovere la capacity building delle amministrazioni locali attuando dei processi che siano situati, una progettazione place-based. E questo, adottando anche un approccio positivo, può rappresentare appunto un modo innovativo di pensare anche al sostegno, a interventi di sviluppo e di sostegno in ambito locale, valorizzando appunto le esperienze anche dei territori. Diciamo che in questa riflessione, nella progettazione di tutta l'azione Value e soprattutto del progetto Value for School, abbiamo cercato di riflettere anche tanto sull'esperienza, di Judith Tendler e su appunto la sua riflessione su come un'amministrazione centrale può assumere un ruolo strategico e di supporto allo sviluppo di programmi e attività a livello locale, in grado di mobilitare le risorse presenti. Per cui, come dire, questo, il progetto Value for School, rappresenta anche un modo, come dire, un tentativo di sperimentazione anche per l'amministrazione centrale di sperimentarsi appunto in un ruolo differente, in grado di promuovere nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato, provando a bilanciare alcune istanze centrali con quelle invece della periferia, e cercando di stimolare delle collaborazioni a livello locale e che siano situate nei bisogni poi delle scuole. Il progetto Value for School ha quindi appunto l'obiettivo di appunto rafforzare le competenze dei dirigenti scolastici affinché possano condurre processi autovalutativi a livello di intera scuola, sostenere le competenze valutative e progettuali dei docenti per migliorare la capacità di lettura, e a livello generale ha intenzione, come dire, vuole dare delle indicazioni al decisore politico sui modelli formativi e di supporto alle scuole, di sostegno ai processi di autovalutazione, che possano essere potenzialmente estesi a sistema. Nonché vuole anche offrire informazione a sostegno della creazione, praticamente, di come un'amministrazione centrale può sostenere delle reti formali e informali di supporto all'autovalutazione. Il progetto Value for School, appunto, è un progetto dell'annualità del PON 2014-2020, in cui diciamo è entrato nel vivo dopo una fase di studio e progettazione soprattutto nel 2019.
2019 ha coinvolto con tre in cui ha praticamente il cui prevede tre percorsi formativi che sono portati avanti da tre partner. Tre soggetti selezionati da tre operatori economici selezionati a seguito di una procedura negoziata che erogano un'attività di formazione e supporto su misura delle scuole nelle tre macro aree appunto nord, centro e sud. Abbiamo tre diciamo partner differenti anche come tipologia come dire di organizzazione. Abbiamo un consorzio universitario al nord, un'organizzazione professionale, un'associazione professionale di docenti e dirigenti di personale della scuola al centro, abbiamo una società privata di formazione al sud. Questi tre partner portano avanti appunto un progetto di formazione della durata di 2 anni, diretto, che coinvolge per ciascuna macro area 15 scuole, per un totale nel disegno originario di 45 scuole. Purtroppo adesso che siamo nella fase finale del progetto ne abbiamo perdute 3, anche a causa forse diciamo del periodo emergenziale che abbiamo vissuto. Il progetto diciamo di supporto, l'attività che gli operatori, che i partner dell'Invalsi portano avanti, è un'attività che dura 2 anni ed è un'attività di formazione e supporto in modalità mista, che prevede per fortuna noi siamo l'abbiamo abbiamo insomma nel senso che la richiesta fatta in fase di progettazione della predisposizione di una piattaforma digitale ha fatto sì che tra l'altro il progetto non si interrompesse durante la fase pandemica, per cui sono state adesso invece i partner stanno riuscendo ad andare in presenza presso le scuole. E per portare avanti questo progetto, il gruppo di ricerca ha dovuto anche riflettere su una governance che tenesse in piedi gli obiettivi, che portasse avanti quelli che sono gli obiettivi e le finalità del progetto, con la missione strategica poi dell'Invalsi, della nostra amministrazione di riferimento da un lato, ma anche del programma operativo PON 2014-2020. Abbiamo nella governance del progetto abbiamo tutta una serie di risorse e strumenti che ci fanno appunto navigare anche nonostante anche alcuni elementi di problematicità. Intanto abbiamo un quadro di riferimento dell'azione formativa sostanziato sia da tutta la letteratura sulla valutazione delle scuole che appunto ci ricorda sempre l'importanza del sostegno alle scuole e l'importanza che tale sostegno sia decentrato, quindi dell'importanza di assumere una prospettiva decentrata, l'importanza della diffusione di una cultura della valutazione nei luoghi dove si realizza l'apprendimento, sull'importanza di formare anche delle competenze valutative delle personali della scuola. Poi abbiamo tutta una serie di evidenze sperimentali che hanno sostenuto appunto anche tutta la nostra progettazione, evidenze che noi abbiamo
acquisito dai nostri progetti sperimentali, ovvero che le scuole incontrano difficoltà nel leggere i dati, i dati che praticamente vengono forniti attraverso il RAV, privilegiando un approccio descrittivo piuttosto che valutativo, che c'è la necessità di appunto di un supporto a alla valutazione il più possibile aderenti ai fabbisogni specifici delle scuole, che la formazione alla valutazione e soprattutto nella fase di avvio è stata una valutazione a macchia di leopardo che ha coinvolto soprattutto il dirigente scolastico e qualche componente del nucleo di autovalutazione, non ha coinvolto il personale della scuola e soprattutto che la maggior parte dei docenti si sentono poco coinvolti nel processo di autovalutazione. Letizia, mancano 2 minuti. Allora, se mancano 2 minuti passo avanti sia rispetto, diciamo, le attività formative e di supporto prevedono che gli operatori attraverso cui viene praticamente erogata la formazione, il peer learning tra scuole e la formazione sviluppata. Passo avanti su tutto il piano di sviluppo e monitoraggio del progetto, sul protocollo di rendicontazione, il piano piano di comunicazione, che sono comunque degli aspetti importanti del progetto. Rispetto al disegno di valutazione del progetto, è un disegno misto che prevede un disegno che prevede di combinare i più approcci. Da un lato un disegno quasi sperimentale, con un gruppo di scuole oggetto di intervento, un gruppo di scuole oggetto di controllo. Le scuole oggetto di controllo alla fine dell'attività col gruppo intervento avranno anche loro un'attività formativa specifica erogata direttamente dagli Invalsi, quindi in maniera centralizzata. Lo studio di caso multiplo, adottiamo appunto anche un approccio di caso multiplo che appunto con l'obiettivo di cogliere la qualità dei progetti formativi erogati e di rispondere alla necessità di individuare sia elementi di peculiarità del percorso sia elementi come riconoscibili alla totalità degli interventi. Un metodo estremamente, come dire, un metodo di riflessione importante su tutta l'attività del progetto condotta sia da noi come gruppo di ricerca sia dai nostri partner è stato attivato durante tutta la fase, durante l'implementazione di tutte le attività, proprio perché noi pensiamo che questo sia un'attività, un momento importante di apprendimento, tanto per l'amministrazione, per noi come gruppo di ricerca che stiamo portando avanti il progetto, tanto per i partner che lavorano con noi e per le scuole. Voglio rimarcare questa opportunità, cioè il fatto che il disegno di valutazione si pone proprio l'obiettivo di cogliere i punti di vista di tutti gli stakeholder e di offrire una prospettiva che tenga conto di tutte le istanze, sia di quelle più istituzionali, centrali, sia poi dei beneficiari, appunto, del personale della scuola. Delle domande dei dubbi che ancora abbiamo, la fase di implementazione di attività con le scuole termina a dicembre del 2021, poi inizia tutta la fase di rendicontazione. Dobbiamo chiudere. Vi ringrazio e queste sono le domande che accompagnano praticamente la riflessione che speriamo di iniziare a fare da gennaio. Grazie molto. I credit dei fotografici e di Riccardo Venturo che ha fatto le fotografie nelle scuole del nostro progetto. Grazie. Ringrazio Letizia e mi dispiace molto di aver interrotto la tua presentazione. Avremo modo di ritornare soprattutto appunto sulle domande aperte che sono emerse. Passerei velocemente la parola invece alla dottoressa Razzi,
prove osservati dal mondo, patti di comunità per una resilienza creativa. Graziella? Grazie, grazie veramente, dottoressa Pogliandri. Punto di riferimento, lei lo sa per me, dal 2010 al 2021. E grazie anche alla dottoressa Tagle, che ho avuto modo di conoscere in tempi più recenti, e grazie alla IVU per aver ospitato questo contributo. Allora, le coordinate del mio intervento sono queste. Innanzitutto, il sistema della complessità, tanto celebrato a livello teorico, ma poco praticato prima della pandemia. Poi il disastro della pandemia e quindi le posizioni che comunque si generavano nella discussione, distruzione del mondo, ritorno invece al passato come se niente fosse, l'emergenza di una terza posizione molto concreta legata all'applicazione dei patti di collaborazione e poi dei patti di comunità. Io lavoro nella scuola, ho voluto prendere le distanze dal mondo della scuola per vedere invece il sistema sociale nell'ottica di complessità. Ora, in questo periodo, che non possiamo dire post-pandemia, rileviamo proprio il passaggio di quanto l'istituzione sociale debba essere considerata una struttura vivente, intercettabile dalle periferie urbane alle aree interne, quindi nelle aree marginali, nelle aree della cosiddetta distanza, che possono essere anche aree di prossimità. Emerge un nuovo concetto anche di resilienza. Prima della pandemia la resilienza era esclusivamente. Per esempio, penso a tutto il percorso del Smart City, a tutti gli studi del Sole 24 Ore, adattamento al venir meno di risorse economiche. Oggi invece, da resilire, verbo latino, risaltare, fare un salto indietro risalendo sulla barca rovesciata, recuperando quota, nuove ricchezze, nuove morfologie sociali, un apprendimento profondo che proprio trasferisce delle regie di apprendimento, delle regie di connessione da un'esperienza all'altra. Buscema dice nel 18 che cosa hanno in comune l'esperienza del giocare a scacchi con l'esperienza politica di governare i territori. Ma sullo sfondo vediamo ancora il brodo di cultura che Morin citava nel 94 e che alludeva proprio alla complessità sociale del XXI secolo. Von Förster, con osservati dal mondo, i sistemi che osservano, il fatto che il valutatore sia valutato da chi osserva, e proprio in una maniera implicita ed esplicita. L'Agenda 2030, la Tour, con i suoi gesti barriera che ci impediscono di ritornare a un'epoca prima del Covid che non considerava appunto la complessità sociale. Come diceva prima Laura Tagle, ma anche Donatella Pogliandri, il PNR, la missione 5, inclusione e coesione sociale, possono prendere energia se non saranno, se l'inclusione e la coesione verranno considerate proprio nella loro realtà di flussi materiali, immateriali, di scambi, di apprendimenti, di stili di vita, di percezione. Alla linea unilaterale di un miglioramento sociale da raggiungere con l'applicazione di un programma, lo vedevamo ieri anche in molte sessioni, con indicatori e categorie prestabiliti, si definisce invece la tensione dinamica di una valutazione ologrammatica in cui anche i beneficiari possono pronunciare il loro giudizio sul senso del programma e soprattutto sul senso delle azioni con cui loro agiscono dentro il programma e raggiungono l'accessibilità ai beni comuni che sono oggetto dei patti di comunità. Qui allora ho preso in prestito da un progetto Erasmus del 2015, poi adottato anche dall'Agenda 2030, ho preso in prestito questa bella immagine di 12 competenze agite per creare progetti, ma anche per valutare i progetti dei patti di comunità. Quindi si va dalla visione del futuro alla riunione tra saperi, all'attenzione. Io insisterei più che sulla flessibilità, sulla regia, la capacità di intercettare cambiamenti in rete insieme agli altri, di agire insieme agli altri, di ritornare sulla propria azione con approccio sistemico, di essere attenti ai rischi, di avere un'azione situata, densa di valori e quindi partecipata, responsabilità quindi collocata nei territori per evidenziare anche quelli che ho segnalato come indicatori mobili dell'istituzione inclusiva. Quindi la riequilibrazione strutturante, che non è nuova, non è oggi, Piaget la citava già nell'altro secolo. Comunque,
azioni di riadattamento percettivo, individuazione di paradigmi cognitivi emergenti, vedere insieme agli altri ma anche attraverso lo sguardo degli altri. Legame costante, e qui Poliandre veramente è stata la maestra per me, ma per tutti quelli della mia generazione che si sono avvicinati al RAV, il ricorso costante tra autovalutazione e valutazione. Sulla valutazione ricorsiva che ho indicato in grassetto con carattere più grande, ritorno poi dopo. La costellazione dinamica, in base a documenti UNESCO del 2020, sottolinea la necessità di imparare a diventare il commondo, imparare a sostare presso i problemi, immaginare socialmente nuove competenze decisionali e nuove forme di vita associate. La valutazione ricorsiva mi permette appunto di evidenziare come i beneficiari di un programma, dei risultati, dei prodotti, possono rivolgere uno sguardo valutativo a chi attua i programmi, sia autorità centrali, sia anche partner locali e quindi anche le reti dei patti di comunità. Le domande sono queste: come stiamo dentro al programma? Quanto riusciamo a prevedere l'incertezza, a sostenere l'emergenza, a prevedere anche la divergenza, a sostenere tutto ciò che è l'imprevedibile? Quanto il programma può accogliere le diversità, le differenze? Vorrei ritornare appunto sul modello della regia valutativa, sul superamento della logica di adempimento burocratico e di delega al governo centrale e sulla costante necessità che i patti di comunità possano evitare un impasse critico. Ora, sui patti di comunità che io ho avuto la possibilità di visionare, sono patti di comunità stretti da scuole, terzo settore, comuni, ma anche associazioni informali di cittadini, ci sono quelli virtuosi e quelli che ancora riprendono purtroppo i modelli un po' retro delle vecchie alleanze dei protocolli d'intesa. Quindi io ho messo un punto interrogativo perché veramente potranno i patti di comunità aiutare i percorsi di resilienza se supereranno la struttura delle semplici intese, se indicheranno la natura dei beni comuni come qualcosa da scoprire, qualcosa che è spesso silente, impercettibile, se supereranno anche il semplice governo del territorio come uso di risorse messe a disposizione e se porteranno a manifestare tutti quanti competenze tacili, un potenziale cognitivo, emotivo ma anche politico di governo del territorio, intercettando quindi snodi e nuclei di trasformazioni delle reti. Io vorrei insistere sul fatto che il patto di comunità rende visibile non solo l'accesso a beni comuni, ma visibile, ma soprattutto trascurati o non percettibili. Il patto di comunità che si limita a usare gli spazi messi a disposizione del comune, a mio avviso, non è un vero patto di comunità. Il patto di comunità autentico è quello che pratica la logica dello scomprimento e della porosità. La scuola sconfinata è un volume edito da Feltrinelli proprio nel 2021 per indicare come ci sia anche, nonostante il mantenimento del rispetto dei ruoli, tra i protagonisti del patto anche una sorta di scambio di funzioni e di mansioni. Per cui per esempio il terzo settore può diventare una struttura educativa e per esempio la scuola può indicare anche un elemento di riorganizzazione del, per esempio del terzo paesaggio, dei sentieri, di tutto il mondo che va al di là dell'aula. Porosità. Benjamin, filosofo ma anche sociologo, parlando di Napoli, diceva che questa città manifesta sempre dei luoghi pronti a trasformarsi in altri luoghi. E quindi ecco che i patti, e salto la genesi normativa dall'articolo 118, ultimo comma della Costituzione, possono veramente rendere visibili forme di sviluppo inconsete e anche forme di non equità che non sono prevedibili nella gestione lineare dell'intervento. Le intese dei patti operano sulle cosiddette linee di frontiera, no? Qui ho usato le metafore nella mia comunicazione, appunto, dei sentieri, dei confini, delle barriere e via dicendo. E presuppongono i patti un intervento valutativo predisposto su misura. Nell'importante lavoro condotto da Poliandri e altri ricercatori dell'Invalsi sulla valutazione, sull'autovalutazione dei CPIA sperimentale, proprio si indicava l'intervento su misura valutativo come un catalizzatore di energia. I patti devono riprendere questo spunto e devono comunque diventare federazioni democratiche in grado di produrre amministrazione diffusa, provocando, io proprio insisto, provocando la partecipazione dei cittadini
a svolgere molteplici funzioni, a fruire dei beni, a scorgere altri beni, a diventare responsabile, a valutare anche gli artefatti, i processi. E qui insisto anche, e ieri è stato molto importante l'intervento di Poliandri in una sessione, insisto molto proprio anche sull'artefatto digitale. Quattro trappole da evitare. Adeguazione ai modelli statici, per cui l'inclusione è vista solo per soggetti vulnerabili codificati una volta per tutti. Eliminazione di una necessità sociale che non vede i bisogni silenti di inclusione e di coesione. Penso alle aree interne, ma anche alle piccole scuole, ma non solo. E abbandonare quindi la gestione delle risorse puntando sempre alla trasferibilità, alla replicabilità dei modelli, senza dar voce alle differenze di contesto, un punto di cui dovrebbero tenere presente, di cui sarebbe necessario tenere presente anche nella gestione o anche nell'elaborazione dei progetti PON, FSE, MAFESRE. Evitare la pianificazione rigida degli interventi. E qui valutazione narrata, valutazione in cui chi valuta osservando il mondo che cambia viene a sua volta valutato dai soggetti valutati, ma anche da soggetti altri che vivono nel contesto locale. L'apprendimento, che è tipico di ogni struttura vivente, di un'istituzione sociale, è dare valore a se stessi e a coloro che abitano dentro la struttura, aumentando appunto la conversazione, come dice Costante, come dice von Foerster, in maniera costante tra soggetti e attori diversi. Valutazione evolutiva, spazio di ricerca, una valutazione effettiva di un'istituzione, di un patto di comunità è possibile se solo se il patto di comunità dà la possibilità agli individui che l'hanno stretto di raccontarsi, evitare il controllo, evitare di ridurre... Puoi venire un secondo per favore? E dare spazio. Qui salto tutte le slide sul progetto REV, valutazione al contrario. Importantissimo per nato dal 2016 come azione pilota di un progetto NUVAL e sottolineo come nei patti di comunità il guardare avanti, cioè precisare le azioni e gli strumenti di chi stringe il patto, il riferirsi al territorio, guardare intorno al territorio, guardare all'autorità centrale, alle costellazioni, possa effettivamente anche portare a misure di contenimento dei conflitti, a evitare spinte centrifughe. Agisci sempre in modo di accrescere la possibilità di scelta di tutti, dice von Foerster, per l'alto, per l'autorità centrale, ma dal basso, cioè dal punto di vista dei cittadini, dice se desideri vedere impara ad agire. È nato, e concludo, un osservatorio recente nazionale da un protocollo tra INDIRE e l'ABSUS che censisce i patti di comunità della scuola, 459 patti finanziati dal Ministero dell'Istruzione e 71 finanziati da intese del territorio. Ovviamente ci sono delle criticità e dei punti invece che possono essere punti di sviluppo, ma a mio avviso per i patti di comunità occorrerebbe invece uno sguardo valutativo proprio più portato all'integrazione e più condotto veramente a individuare il potenziale locale. Ringrazio molto ancora dell'attenzione e mi scuso per aver sforato forse i tempi. Grazie. E adesso chiedo a Donatella Poliandri di cambiare cappello e di presentare il paper sulla partecipazione nella valutazione. Cosa si apprende dalla sperimentazione del RAB CPA che è stato appunto appena menzionato. Quindi grazie. Graziella Razzi e vai Donatella. Buongiorno a tutti, questo appunto è un lavoro che è stato condotto anche con altri colleghi dell'Invalsi, ma in particolare questo contributo è stato scritto a due mani con la dottoressa Graziana Epifani. La partecipazione nella valutazione, cosa apprendere dalla sperimentazione del RAVCPA? Sono molto fortunata perché tante cose sono già state introdotte per l'appunto da Letizia Giampietro, con cui chiaramente condivido il frame complessivo. Qua appunto mi interessa riportarvi ulteriormente sul tema della valutazione delle scuole, diciamo che nasce con un'emergenza o in qualche modo che nasce con l'introduzione di un elemento di bilanciamento rispetto alla decentralizzazione operata nei diversi paesi e che in Italia si è configurata proprio con l'autonomia scolastica. Chiaramente dal nostro punto di vista, appunto soprattutto l'Istituto Nazionale di
valutazione, a noi ci interessa individuare quali sono gli obiettivi poi degli oggetti di valutazione, e chiaramente fra questi ci sono come le scuole operano, quali scelte adottano e soprattutto in che modo possono garantire il successo formativo degli studenti. Chiaramente noi siamo consapevoli che in Italia non si può parlare della scuola, bensì delle scuole. Il 60% dei nostri istituti scolastici appunto si trova ad operare in situazioni non urbanizzate o addirittura rurali, per lo più nel sud del nostro paese. Quindi, consapevoli di questo, è chiaro che costruire un sistema nazionale di valutazione che riesca a tener conto anche delle eterogeneità e della specificità dei contesti in cui le scuole operano è sicuramente molto complesso. Siccome tanta parte delle cose, appunto, come dire, delle opportunità e dei vincoli che in qualche modo la letteratura ci riporta, ma anche le esperienze appunto condotte precedentemente all'attuazione del sistema nazionale di valutazione e anche gli studi condotti successivamente, sono già stati introdotti in buona parte i vincoli appunto da parte di Letizia, mi piace concentrarmi soprattutto sull'ultimo punto, appunto che proprio la necessità in qualche modo di superare o comunque di affrontare la mancanza di competenze appunto in qualche modo i nostri insegnanti, le nostre scuole sono state gettate nel mondo della valutazione, per quanto avessero condotto anche in autonomia processi di autovalutazione che si è cercato in qualche modo di mettere a sistema all'interno del sistema nazionale di valutazione, però chiaramente questo processo, diciamo, gli studi evidenziano come questo processo poi adempimentale e di burocratizzazione in qualche modo si evidenzia con maggior frequenza quando il processo di valutazione delle scuole è governato a livello centrale. In altri paesi, come ad esempio appunto il Belgio, negli ultimi anni sono state adottate forme più autodirette e partecipative di valutazione, in cui le stesse scuole hanno sviluppato strumenti e utilizzato in maniera più autonoma metodologie per valutare e dare conto del proprio operato. E quindi si è osservata una maggiore, in particolare Van Hoof e Van Petegem mostrano come si è sviluppato una maggiore presa in carico rispetto al processo, una maggiore responsabilità e un atteggiamento più positivo delle scuole verso la valutazione. Dunque, lo sviluppo, diciamo, di nuovi modelli basati su una più ampia partecipazione delle scuole potrebbe incidere sulla qualità del processo di valutazione attivato e rappresentare dunque un'alternativa in qualche modo, o comunque la necessità di essere integrato all'interno invece di approcci, diciamo, più centralizzati e più tradizionali di valutazione. Il contesto non ve lo sto a spiegare, appunto quello del sistema nazionale di valutazione, conoscete benissimo il processo complessivo del sistema nazionale di valutazione, che dovrebbe essere in qualche modo ricorsivo, che prevede giusto gli step, un'autovalutazione delle istituzioni scolastiche, alcune istituzioni scolastiche poi dovrebbero ricevere la valutazione esterna delle istituzioni scolastiche, che è chiamata così, ma per lo più è la rilettura in qualche modo del processo autovalutativo delle scuole attraverso un occhio esterno che attraverso un dialogo professionale prova a ricostruire un altro campo della scuola, in qualche modo a strutturare un diverso campo, azioni di miglioramento che si presuppongono, come dire, derivare, la norma costruisce quasi un sistema causale, che ovviamente causale non è, perché altrettanto complicate sono le azioni di miglioramento, fino ad arrivare alla rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche. Ora, come abbiamo avuto modo per l'appunto di introdurre il tema della partecipazione e di riflettere, ecco, un'occasione che ci è stata data, adesso vedremo, è stata proprio di riflettere come integrare maggiormente i portatori di interesse all'interno di questo processo, sicuramente è stata data appunto dalla sperimentazione con i CPA. Ora, chiaramente adesso io mi limiterò a fare una etichettografia in qualche modo di quelli che sono stati i nostri punti di riferimento della partecipazione nella valutazione. Senza voler entrare troppo nel merito, chiaramente diciamo pensiamo all'idea che il valutatore possa ridefinire le relazioni di potere all'interno del contesto della valutazione e agire come mediatore tra i vari attori sociali coinvolti.
questa è proprio, come dire, la prospettiva di McDonald's, che in qualche modo ha distinto le forme di valutazione, ha individuato proprio in questo criterio la valutazione democratica, quella appunto con una prospettiva maggiormente democratica. Sicuramente altri autori appunto hanno puntato verso la valutazione democratica deliberativa, e anche questi sono stati appunto il nostro faro in questo processo, ossia un'idea, ovviamente sarà molto stringata, di includere tutti gli attori sociali, far emergere i punti di vista e gli interessi diversi, e quindi in qualche modo essere una valutazione dialogica, e provare a guidare in modo razionale il processo decisionale sulla base di fatti ed essere dunque deliberativa. Altri spunti che chiaramente ci sono stati dati sono stati chiaramente quelli appunto di Patton e Simmons, ma l'idea appunto che, riprendendo il tema della valutazione democratica, la valutazione si può definire tale quando favorisce l'interazione e il dialogo fra centro e periferia, aiuta i cittadini a sviluppare un pensiero valutativo attraverso la pratica e l'esercizio, e infine ci siamo riferiti alla valutazione comunicativa, ossia appunto l'idea di poter sostenere come ruolo primario della valutazione quello di creare uno spazio per discutere e dialogare su temi e questioni che emergono anche da un programma sociale o educativo. Ripeto, sono etichette e non posso andare oltre per questioni di tempo. Il caso che vogliamo portarvi e raccontarvi l'esperienza della costruzione degli indicatori del RAV-CPIA appunto fra il 2018 e il 2019. Chiaramente, come qualsiasi tipo di ricerca, anche la ricerca valutativa prevede dei passaggi e delle fasi. Noi ci siamo in particolar modo concentrati sull'esplorazione del campo semantico, che appunto rappresenta, ad esempio, come dire, forse la fase più complessa della ricerca valutativa, quantomeno dal mio punto di vista, perché chiaramente è quella che definisce cosa si intende valutare esattamente attraverso quali indicatori. Non entro adesso nel merito del dibattito indicatore, appunto, di che cosa rappresenta l'indicatore all'interno appunto della teoria valutativa, ma chiaramente mi interessa l'aspetto concreto, come poi abbiamo svolto questa esperienza, perché come dire, ovviamente in questa fase della ricerca si individuano le proprietà dell'evaluando, ovvero gli elementi salienti di cui l'oggetto di valutazione si compone e a cui attribuire un valore. Ecco, questa è una fase dove diventa abbastanza importante appunto prevedere, o si può prevedere, la partecipazione e il coinvolgimento di più attori sociali. Quindi chiaramente l'utilizzo di un approccio partecipativo nella valutazione, nel quale i ricercatori e i membri di una comunità sono impegnati attivamente nelle diverse fasi appunto di questa azione, in particolare nel nostro caso nella costruzione per l'appunto degli indicatori, può rendere questo processo più credibile e valido, perché chiaramente c'è uno scambio: da una parte i ricercatori acquisiscono un certo tipo di linguaggio, il modo di vedere di una comunità come è quella, appunto vi andrò subito a spiegarvi, del CPIA, e dall'altro sono gli stessi membri della comunità a beneficiare in maniera diretta dell'expertise dei valutatori. Ora, questo contributo vuole proprio essere l'esempio di applicazioni di tecniche di ricerche partecipate per la costruzione degli indicatori di uno strumento di autovalutazione per i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, e chiaramente l'obiettivo è quello proprio di concentrarci sull'esplorazione del campo semantico che è stata attivata con appunto i docenti, i dirigenti scolastici e alcuni membri degli uffici scolastici regionali per la costruzione del RAV-CPIA. Hanno partecipato allo studio in totale complessivamente 65 persone tra dirigenti scolastici, docenti, membri degli uffici scolastici regionali e ricercatori. Vedete per l'appunto la tabella, chiaramente fra docenti e dirigenti dei CPIA il numero era maggiore. La partecipazione dei CPIA è stata strutturata su più livelli, attraverso il livello diretto di coinvolgimento soprattutto dei centri di ricerca e sviluppo appunto presenti sui territori, che costituiscono una rete naturale all'interno delle regioni dei diversi CPIA presenti sulle appunto in tutte le regioni italiane, ad eccezione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, ma appunto costituiscono una rete territoriale di servizio che ha permesso dunque il raggiungimento, cioè quanto veniva come dire in qualche modo condiviso a livello di questo gruppo composto da circa 65 persone, suddiviso su più tavoli di riflessione, veniva
riportato e in qualche modo condiviso e a suo modo validato anche appunto dai centri di ricerca presenti sul territorio. E chiaramente in questo primo livello prevedeva un confronto continuo al secondo livello. L'attività concreta che si è svolta ha previsto tre fasi. Nella prima fase sono stati condotti dei lavori di gruppo per la definizione delle aree afferenti alle dimensioni dei processi del RAV, che era quella considerata quella di maggiore difficoltà. In particolare per ciascuna area appunto del rapporto di autovalutazione è stato costituito appunto un gruppo di lavoro che ha permesso una declinazione appunto innanzitutto delle aree semantiche rispetto a cui fare riferimento, attraverso prima dei lavori individuali che venivano condotti e invece una negoziazione dei significati attraverso poi i successivi lavori di gruppo, durante il quale quindi tutti i partecipanti si confrontavano sul lavoro svolto individualmente. Chiaramente in questa fase il ricercatore aveva proprio il ruolo di mediazione ma anche di costruzione metodologica di quando si andava ad elaborare. Purtroppo vado velocemente alla seconda fase, chiaramente appunto c'è stata un'operazione di riassemblamento e di revisione metodologica dei materiali prodotti da parte dei ricercatori invalsi, c'erano anche dei ricercatori dell'INAP per lo più, quindi altri soggetti, altri ricercatori interessati appunto alle tematiche, e si è ritenuto di dover andare ulteriormente ad un approfondimento soprattutto delle aree legate, ma ve lo porto ad esempio, alle pratiche educative didattiche. Quindi tutti i significati sono stati rimessi in campo e nuovamente c'è stato un processo di riarticolazione di questi processi attraverso altri tre gruppi di confronto a cui hanno partecipato docenti funzioni strumentali dei diversi CPA o esperti del settore individuati appunto dai centri provinciali di istruzione degli adulti su tutto il territorio. Quindi in qualche modo nel momento in cui si è ritenuto di dover andare a ricostruire o a decostruire quelle aree e in qualche modo individuare le peculiarità appunto della didattica dei CPA, si è ritenuto rilevante anche incontrare esperti proprio per poter meglio definire appunto le aree di riflessione e successiva rilevazione. La terza fase invece ha portato alla definizione appunto concreta dei 60 indicatori e dei 151 descrittori che componevano, perché poi chiaramente adesso lo strumento andrà a regime e di conseguenza ci sarà una necessità probabilmente da parte del Ministero di fare delle operazioni ulteriori, ma all'epoca Donatella, sì. Scusami, due minuti. Perfetto, sì, ma ci sono. Quindi definizione di 60 indicatori, 151 descrittori, è stato costituito quindi un gruppo di lavoro nazionale che li ha validati. Vi faccio vedere brevemente, ma scorrendo, esempi di lavoro, come vedete, insieme appunto esempi che sono stati condivisi, che venivano poi ricondivisi a livello territoriale. Si andava da domande molto ampie fino a, piano piano, all'individuazione di quali elementi consideravano utilizzare, fino a, come poi vedete, piano piano appunto il quadro di riferimento di quello che doveva il rapporto di autovalutazione si andava a comporre. Vado dunque velocemente, questo è stato prodotto, il lavoro è stato particolarmente condiviso proprio anche all'interno di grandi di un seminario che si è tenuto. Vado appunto alla conclusione. Noi ci sembra che l'utilizzo di un approccio partecipativo ha fatto emergere fin da subito quelli che erano i concreti bisogni, le aspettative e i punti di vista di tutti gli attori coinvolti, inclusi appunto gli attori delle amministrazioni periferiche come gli uffici scolastici regionali. Lo studio sperimentale in questo senso quindi evidenzia come il coinvolgimento dei beneficiari sin dalle prime fasi appunto di un processo di valutazione è importante proprio per definire cosa si valuta, in qualche modo per far comprendere ai beneficiari anche le ragioni che vengono scelte, cioè diventa più semplice poi condividerne le ragioni. Quindi individuiamo soprattutto tre obiettivi, in qualche modo esiti o benefici, diciamo, di questo approccio. Intanto i beneficiari svolgono un ruolo attivo appunto nella costruzione di uno strumento di valutazione, offrendo chiaramente ai ricercatori degli elementi cruciali nella conoscenza appunto dell'esperienza specifica.
Poi partecipare a un percorso di ricerca può aver rappresentato per molti di loro un vero e proprio momento formativo e un primo approccio, appunto parlavamo di capacity building con Letizia, proprio in campo valutativo e quindi ai temi della valutazione. Sicuramente appunto costruire attivamente uno strumento di valutazione può aiutare anche a comprendere il valore e le finalità della valutazione, iniziando in questo modo a sviluppare un pensiero valutativo. Chiaramente una delle domande che ci siamo posti è innanzitutto la sostenibilità chiaramente di questo progetto con, ricordiamo che sono 118 a fronte invece delle 8.000 istituzioni scolastiche italiane di primo e secondo ciclo statali e paritarie, quindi chiaramente sono soltanto 118 CPA, sono un numero molto limitato, quindi chiaramente c'è un tema di sostenibilità di questi processi. Questo è stato un lavoro condotto per 2 anni che ha coinvolto appunto una media di 5 ricercatori per ogni attività, ma avevamo anche fino a 8, 9, 10 ricercatori coinvolti nei gruppi e nei tavoli di lavoro. Eppure questo non può esimerci dal chiederci come soggetti il ruolo che alcuni soggetti istituzionali, come ad esempio l'Invalsi, possono svolgere nel promuovere un concreto spazio di confronto e di raccordo tra portatori di bisogni e punti di vista diversi, creando quindi istanze, come dire, sinergie, come vi scrivevo, tra quanto deriva da queste esperienze può essere riacquisito all'interno dei quadri di riferimento nazionali appunto di valutazione. Grazie. Passerei rapidamente la parola a Pierluigi Catalfo, che ci parlerà sulla ridefinizione della governance per le infrastrutture sociali e sulla rilevanza della valutazione nel paradigma di pianificazione, programmazione e controllo. Bene, allora innanzitutto grazie perché ho la possibilità di confrontarmi in un contesto particolarmente interessante. Le cose che ho sentito mi sono molto piaciute. Innanzitutto preciso il mio ruolo. In realtà il paper che abbiamo presentato è il frutto di un lavoro congiunto di molti ricercatori che fanno parte del centro che, ahimè, dirigo. Dico ahimè perché in effetti dalla mia elezione di fatto poi è venuto tutto il problema del Covid e quindi diciamo, le attività si sono molto contratte. Adesso stiamo un po' riprendendo in una logica di utilizzo delle nostre competenze, delle nostre diverse esperienze. Sono io in realtà molto legato a una costruzione culturale che dipende dall'economia aziendale. Sono un economista aziendale, quindi il mio intervento sarà molto più microfondato e più legato alle questioni, diciamo, di carattere manageriale. E quindi questo un po' è l'avvertenza ai naviganti da qui in poi. Devo dire che da quello che sentivo una cosa mi sento di certamente sottolineare. Credo che da 15-20 anni a questa parte, in tutti i contesti, viviamo una vera emergenza valutativa. Io vedo il mondo delle aziende, delle pubbliche amministrazioni, vedo i rivolgimenti, le contorsioni che sono state fatte e sono tuttora in corso, ad esempio, per comprendere come rappresentare, valutare tutto il mondo immateriale delle istituzioni, delle aziende, dei territori. E quindi dico, in realtà, porsi in un'ottica pragmatica nella quale poi di fatto si cerca di dare risposte, individuare problemi e trovare anche modelli metodologici che possono dare come dire, contributi fattivi a questo percorso, certamente è un'attività importantissima. Vado subito sulla questione. Il nostro lavoro parte da una considerazione, diciamo, di carattere operativo, legata un po' allo sviluppo appunto del territorio e a quello che è il tema che ormai si è molto affermato in letteratura della devoluzione delle attività pubbliche, un tempo esercitate direttamente dalle istituzioni, nella direzione di altri soggetti, di privati o di privati, tra virgolette, intesi come terzo settore, quindi con finalità sostanzialmente di carattere pubblico, poi le possiamo sottodefinire in carattere filantropico, insomma certamente soggetti che hanno un interesse allo sviluppo coincidente come quello delle istituzioni pubbliche. Diciamo che il periodo, il momento, il contesto nel quale ci muoviamo è il contesto nel quale sembra del tutto evidente il fatto che ci sia un'esigenza prioritaria di supporto della coesione territoriale.
attraverso proprio azioni che abbiano un carattere molto esteso nella catena del processo dello sviluppo territoriale. Quindi in questo senso l'auspicio è quello che ci siano politiche pubbliche capaci appunto di rispondere alla complessità, alla diversità dei bisogni della popolazione e di prevenire l'esclusione e la marginalizzazione. Queste due diciamo aspirazioni poi devono essere trasformate ovviamente in questioni operative che abbiano un carattere, ripeto, pragmatico e formale. Il modello col quale queste relazioni si stanno ormai affermando sono quelle proprio legate alla private-public partnership, quindi il classico PPP che viene individuato sia in letteratura ormai anche comunque nell'ambito, diciamo, della utilità più concreta e della messa in opera delle attività pubbliche. Quindi diciamo che questo sistema di collaborazione pubblico-privato sconta ovviamente delle difficoltà e comunque ha un contesto nel quale diciamo la sua azione può essere positivamente correlata allo sviluppo oppure anche negativamente correlata allo sviluppo, e questo in funzione di alcune criticità che possono essere individuate principalmente in due. Citavo gli interventi precedenti perché in qualche modo c'è una convergenza culturale specifica, ad esempio sulla questione della contrapposizione degli interessi, che non è valida soltanto nel momento della valutazione, ma in tutto il percorso che definisce le linee di sviluppo. E poi l'altra criticità, molto prossima alla prima, è quella della contiguità tra le parti che interagiscono, che quindi spesso hanno e determinano travasi e quindi si determinano a valle, scarsa trasparenza, difficoltà di gestione delle zone opache che si vengono a determinare nei rapporti e talvolta collusione che inevitabilmente ci porta a fenomeni di deviazione da quelle che sono le intenzioni collettive. Il superamento di queste criticità avviene ovviamente, a me ovviamente lo dico perché appunto espressione di un certo portato culturale, attraverso uno sforzo proattivo per la gestione della nuova entità complessa, cioè questa partnership pubblico-privato. E mi permetto di sottolineare che la questione valutativa non può essere affrontata, ma già probabilmente questo è abbastanza chiaro, o scollata da un'estensione dei principi che appunto governano le istituzioni in chiave democratica fino all'ultimo elemento della valutazione. Però c'è una variabile che dobbiamo controllare perché questo possa avvenire, ed è la variabile legata alla conoscenza e al valore della ricchezza immateriale diffusa in tutto il contesto che rende effettivamente possibile l'operatività di modelli di questo genere. In altri termini, questi modelli rimangono teorici fin tanto che non c'è una condivisione, una piena padronanza delle specificità culturali, delle leve, potremmo dire, culturali, che servono a muoverle proattivamente in termini gestionali. Quindi questo impegno proattivo impatta sulla pianificazione, sulla programmazione e sulla realizzazione delle attività. Parliamo sempre tantissimo di pianificazione partecipata, poi si va a controllare come la pianificazione partecipata viene fatta e ci troviamo davanti a casi di paternalismo estremo nel quale effettivamente non si riscontrano i caratteri della pianificazione partecipata, che ha bisogno di modelli, ha bisogno di competenze, ha bisogno di percorsi e di tempo, che non è ovviamente occasionalmente individuato, ma è individuato in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della pianificazione. Però il dato fondamentale, dicevo, è questo, cioè l'impegno proattivo in questo senso impatta su tutta l'articolazione di questo che noi chiamiamo paradigma di pianificazione e controllo. E in questo senso, a valle di questa dimensione, c'è la dimensione della misurazione. Dico a valle, laddove peraltro a tutti è noto che dalla misurazione si traggono gli elementi formali su quali poi ripartire col processo di pianificazione. Quindi la questione della misurazione va letta non tanto dal punto di vista dell'ultimazione di un processo che dà delle indicazioni conclusive, quindi soltanto in una dimensione pianificatoria e quindi a valle nel senso di ex post,
del risultato. Ma il risultato è fondamentalmente, come dire, mortificato nella sua portata se questo non diventa oggetto e si, come dire, materiale per la pianificazione. Questo è uno snodo interessantissimo perché non si pensa mai, probabilmente, con la dovuta attenzione, che il modello scelto per la misurazione deve essere compatibile col modello che poi utilizziamo nel momento in cui passiamo agli aspetti pianificatori. Se no ci troviamo dati, risultati, oggetti totalmente inutili per la fase della valorizzazione successiva. Quindi la complessità della governance non nasce soltanto dalla costruzione del modello di relazione, nasce anche dalla capacità di individuare il processo di pianificazione N+1, quindi dalla possibilità di utilizzare nella pienezza il valore del risultato del percorso di valutazione. Quindi programmazione e controllo, nella loro formulazione canonica, quindi il passaggio successivo alla pianificazione, non sono un assoluto astratto, ma sono specificamente caratterizzati almeno in ragione della governance che si viene a determinare. Se no si crea uno scollamento non solo culturale, ma è di crescita di chi agisce all'interno poi concretamente del sistema, ma anche rispetto alla influenza della qualità dei risultati nel contesto, quindi dell'efficacia. Teniamo in considerazione che la valutazione strategica è cosa diversa dalla valutazione gestionale, ma entrambi i sistemi devono avere una grande capacità di dialogare. Vedo molto spesso modelli di valutazione che hanno un carattere gestionale spacciati per modelli che hanno la capacità di informare il decisore rispetto alla questione pianificatoria. E questo purtroppo è molto diffuso. Parlo ad esempio degli enti locali, dove questa condizione è ancora nella gran parte e senza, devo dire, come dire, grande differenza tra nord e sud, è una condizione abbastanza ignota. Ma non dal punto di vista teorico, perché magari se tu poi arrivi e dici che differenza c'è fra la pianificazione, la valutazione strategica, la valutazione gestionale o il controllo di gestione, la risposta è corretta. Poi vai a vedere i modelli che praticano e ti accorgi che usano il controllo di gestione per fare il controllo strategico e quindi la questione perde la sostanza che dovrebbe portare. Quindi forme di governance inclusive non possono essere affrontate con modelli di programmazione e controllo di natura diversa. Se no è falso il primo o inutile il secondo. Rispetto a quella che era la consegna che il panel aveva dato, il caso che in realtà vorrei brevemente descrivere, che poi è raccolto negli atti di un convegno che è stato svolto nel 2013 a valle di questa esperienza, quindi parliamo già di un po' di anni fa, quindi forse un po', come dire, preparatorio a quello che è avvenuto, è l'esperienza nel controllo delle reti sociali dell'associazione di volontariato, e quindi il caso del CSV, che è il centro servizi per il volontariato, e in particolare il centro per i servizi per il volontariato ETMEO. Cosa c'è dietro? C'erano dietro due esigenze diverse. C'era un'esigenza di valutazione del potenziale e delle, come dire, delle azioni di interazione che poneva in essere il CSV, preciso meglio, il centro servizi di volontariato è una specie di hub per le associazioni. Probabilmente molti di voi lo conoscono, comunque una piccola precisazione è dovuta, fornisce servizi, ma è anche, come dire, una sorta di consulente che orienta verso lo sviluppo le associazioni. E infatti, rispetto alla questione che abbiamo affrontato il tema della valutazione almeno su due piani. Il primo, che riguardava il rapporto del CSVE con le altre associazioni, il secondo, la dimensione evolutiva dei sistemi di valutazione all'interno delle singole associazioni. Quindi ci siamo trovati a costruire un sistema che reggeva sia l'azione di governo che fa il CSV, ovviamente dei servizi che offre rispetto alle associazioni, ma anche una sorta di supporto generale nelle fasi di evoluzione dei processi di valutazione.
E abbiamo dovuto affrontare da un lato una valutazione formale di tutti questi aspetti di rapporto, dall'altro abbiamo provato a identificare un minimo di struttura valutativa che potesse essere utile alla singola associazione, individuandola in un modello ormai peraltro molto superato, nel senso che si chiama probabilmente allo stesso modo ancora oggi, però nei contenuti e nei metodi è sostanzialmente separato, che è il bilancio sociale. Quindi abbiamo creato il bilancio sociale del CSV, o meglio, supportato il processo di costruzione del bilancio sociale del CSV, e poi abbiamo fatto un'azione culturale di letterale formazione delle associazioni sul tema della valutazione degli impatti sociali e sulla costruzione del bilancio sociale. Questo ha consentito quell'allineamento culturale tra il CSV e le associazioni che per un momento hanno parlato la stessa lingua sotto questo profilo. Consegno alla eventuale curiosità dei singoli l'approfondimento di questo caso, che peraltro appunto ci aveva riportato in questo volumetto disponibile, ritengo ancora oggi, se non diversamente sarò mia cura diciamo dargli dei supporti in questo senso, e volevo semplicemente aggiungere qualche spunto conclusivo che riguarda proprio la questione della valutazione to cure e nello specifico rispetto al tema dello sviluppo territoriale. Terzietà e democraticità del processo di valutazione sono due punti irrinunciabili dal punto di vista diciamo formale e sostanziale. E, diciamo, la questione della terzietà, soprattutto in campo pubblico, in campo territoriale, è un'emergenza. Lo sottolineo perché è stato già detto all'inizio, è un tema che ha una praticità enorme. Io, ad esempio, sono molto vicino alle questioni dell'organismo indipendente di valutazione, del suo modo di operare. Ho visto negli anni una profonda curva decrescente nella qualità dell'attività di questi organismi, ed è un peccato perché è l'unica forma di valutazione dell'efficacia che può essere fatta all'interno degli enti pubblici, con un grado di committenza, anzi con una specifica di committenza che non è l'ente locale. Ricordo a tutti e a me stesso che l'OIV ha un committente specifico, così lo imposta la 150 del 2009, cioè il cittadino. Scusa, ma manca un minuto. Chiudo, sarò velocissimo, ce la faccio. Chiarezza e specificità dei processi di valutazione in relazione alle forme effettive di governance. Quindi la specificità e la chiarezza dipendono dalla capacità di tagliare operativamente, in maniera direi quasi sartoriale, il modello di valutazione in certi casi, lasciando però la possibilità che questo diventi compatibile con una lettura dei risultati verso l'alto. Accessibilità e valore delle informazioni e attenzione alle componenti immateriali dei fenomeni, altro tema delicatissimo che qui è stato già accennato, la narrative accounting, che poi di fatto è quella che ho sentito nella presentazione precedente, è una forma oggettivamente rilevante di estensione del concetto di contabilità, va governata proprio attraverso meccanismi di tassonomia specifica e di identificazione semantica dei valori sottostanti. Sviluppo del portafoglio delle metodologie di valutazione, non anarchia metodologica, ma certamente forme di arricchimento della cassetta degli strumenti, appunto per avere una possibilità effettiva di intervento sulle realtà specifiche. Concludo qui, grazie. Grazie davvero, professor Catalfo. Io dunque abbiamo insomma una ventina di minuti abbondante per fare delle riflessioni insieme. Qualcuno vuole intervenire? Io sì, credo sì. Che se ci vogliamo porre realmente la questione valutativa rispetto alle emergenze che si stanno verificando col PNRR e quant'altro, dobbiamo distinguere due prospettive temporali. Una certamente legata all'immediatezza, quindi alla rigidità del sistema rispetto a un'azione di formazione e di riforma. Dall'altro ci dobbiamo porre davanti a un'opportunità di crescita e di evoluzione culturale. Quindi qui l'intervento, se vogliamo avere successo,
deve tenere presente di un'immediatezza nella quale, parlo ad esempio per gli enti locali, non sono molto a conoscenza delle questioni che riguardano la scuola, qui ovviamente faccio un passo indietro, però gli enti locali sono molto indietro rispetto a queste vicende, e non solo dal punto di vista culturale, e non solo nel sud. Io ho una prospettiva di osservazione ovviamente dalla mia isola, ho esperienze internazionali per cui sono visiting professor a New York University, a destra, a sinistra, in Germania, però questo non c'entra nulla. Dico però che al di là di questo, l'arretratezza sta ad esempio e si dimostra quando parli ad esempio con i ragionieri generali, cioè con i responsabili finanziari degli enti locali, che rispetto alle tematiche ad esempio delle valutazioni d'efficacia sono assolutamente riluttanti. Ma ripeto, queste sono distanze difficili da colmare nel breve. Mentre noi abbiamo un problema di effettività rispetto agli interventi che saranno decisi col PNRR e che non saranno infrastrutture materiali, di ampliare e modificare rapidamente facendo azioni formative che abbiano, come dire, una gradualità di utilizzo quasi modulare che renda possibile il cambiamento nel tempo. Quindi abbiamo due prospettive di tempo, secondo me, da seguire. Però dico, è più una domanda che un'affermazione. Bene, allora io per ora ho tre interventi: Angela Litteri, Francesco Grillo e Pina De Angelis. Mia era una reazione più che un commento, perché sono impressionato dalla distanza che si misura in anni luce, diciamo così, dal dibattito di stamattina e la pratica con la quale ci troviamo a confrontarci. Devo dire a Pierluigi, non sono soltanto gli enti locali, lo dico con forza, sono le amministrazioni centrali, i grandi ministeri, depositari della conoscenza assoluta, le vestali della conoscenza, per non parlare delle regioni, con alcune grandi eccezioni che tra l'altro riguardano anche i comuni, non sono tutti quanti inguaiati, diciamo. E c'è un problema anche a livello di Commissione Europea. C'è una distanza veramente siderale e mi viene da dire che questi nostri discorsi devono diventare agenda politica se si parla di democrazia. Non è una questione solamente tecnica, intellettuale, accademica, deve diventare una questione politica. Cioè è illegittimo, immorale continuare a spendere euro, per non parlare di 197 miliardi di euro, senza aver prima messo in sicurezza, come si dice retoricamente, un sistema di valutazione capace di generare conoscenza. Tra l'altro non è soltanto, come dire, non discutibile dal punto di vista etico, è anche profondamente stupido, perché non abbiamo è come guidare un'automobile a cui velocità sta peraltro crescendo senza avere i fari accesi, diciamo che ci sono le buone possibilità di andare a sbattere. Grazie, passo la parola a Pina De Angelis. La mia è una riflessione da valutatrice indipendente, quindi da chi fa ricerca applicata, come si dice, e ovviamente condivido che l'oggetto di valutazione ha una forte ricaduta sociale perché interessa poi la vita delle persone. Oggi è stato più volte richiamato anche da Laura all'inizio, e non solo da lei, il fatto che la valutazione, essendo spesso partecipata, interroga le persone che non sono soltanto destinatari degli interventi, no? O target. E a questo punto, anche in relazione alla relazione che aveva fatto ieri Larsen, io mi chiedo quanto noi valutatori e valutatrici siamo capaci di restituire i prodotti della valutazione non soltanto al committente, ma anche ai cittadini, no? Alle persone che coinvolgiamo in tutti questi processi partecipati e alle istituzioni intermedie, perché se c'è un problema di capacitazione delle istituzioni pubbliche, forse c'è anche un tema di acquisizione delle competenze valutative, del capire a che cosa serve la valutazione e del loro importante ruolo ai cittadini. Prima era stato parlato dei centri di servizio al volontariato, ma parlo anche quindi dei gruppi di rappresentanza, eccetera. Credo, cioè quello che mi porto a casa come riflessione
è il dover restituire, di utilizzare le persone, i cittadini, le organizzazioni, i territori locali non soltanto come luogo per acquisire conoscenza, ma anche di una produzione di conoscenza valutativa ai quali noi credo dobbiamo restituire con maggiore attenzione i risultati e metterli in connessione e discuterli con loro, non soltanto con chi ci paga, no? Perché le nostre conclusioni a volte, pur se fatte con molta attenzione, rischiano di trasformare, no? E di restituire quello che cogliamo da una parte dalle persone in modo non del sempre, non del tutto, no? Pur se lo vogliamo fare con molta attenzione, attenta. Quindi questa è una cosa che porto a casa a me e credo che possiamo come valutatori un po' interrogarci su questo tema. Insomma, provo a lanciare qualche altra suggestione, vediamo se ci troviamo per ulteriori riflessioni. Chiaramente, appunto, il tema indipendenza, costruzione di capacity building, appunto per la valutazione, quindi sicuramente il tema del valutatore, come è stato detto per l'appunto da Pina. Ci immaginiamo, come dire, come policy complesse, come quelle che sono presupposte, cioè chiaramente noi oggi non abbiamo discusso di quello che accadrà con il PNRR, bensì abbiamo provato a offrire alcune risposte concrete da esperienze concrete che mettessero in luce alcuni aspetti che per noi possono rappresentare un frame per dire noi faremmo così, ci piacerebbe fare così in qualche modo. Quindi l'idea che a policy complesse con molti interventi per l'appunto che agiscono, interagiscono, come direbbe anche Laura, corrispondono sistemi istituzionali di valutazione molto articolati. Ma che cosa significa articolare un sistema di valutazione? E quanto questo è veramente sostenibile? Non è un tema irrilevante, appunto, di un sistema articolato e pluralistico che tenga dentro anche tanti approcci alla valutazione, come abbiamo visto. Almeno le nostre esperienze ci stanno insegnando che è molto oneroso. Come glielo vai a spiegare a chi vuole fare tagli lineari? Molto complicato, no? Cioè diventa un'agenda, come lo spieghi, come lo giustifichi. E l'altra cosa che mi pare sia emersa, ma appunto ci siamo messaggiate con Laura, è anche il tema della non perfetta esaustività. Per quanto sistemi molto articolati, molto curati, Questi sistemi però, come dire, possono non essere completamente esaustivi subito, ma anzi richiedono una grande cautela nell'applicazione, nella costruzione. E quindi il tempo, cioè c'è il tema che di fronte a una richiesta di tempestività, sistemi ben costruiti e quindi che sono capaci di rispondere al decisore politico, ma anche al cittadino, mi pare di poter dire che ci sia anche un tema di tempo che invece deve essere sempre oggi per domani, o anzi ancora per l'altro ieri. E questo mi sembra un tema piuttosto rilevante, anche a quello che ha detto anche Peter Dyer Larsen ieri. Il tema della valutazione partecipata è un tema di cui discutiamo da molto tempo, ma questa è dimostrazione della sua rilevanza e anche del fatto che ogni volta manca sempre qualcosa a poterla realizzare, no? Quindi è un tema sempre attuale. Le due declinazioni che a voi stanno più a cuore, no? Che è la democraticità e il pluralismo della valutazione, sono ovviamente delle declinazioni di questo elemento della partecipazione. Negli interventi, ecco, c'è un elemento che credo possa essere aggiunto, cioè voi avete in questi interventi sottolineato molto come il momento partecipativo possa essere utilmente introdotto nella costruzione degli strumenti valutativi, nella definizione di indicatori, nelle procedure di raccolta ed elaborazione delle informazioni, nella diffusione dei risultati ai contesti che diventano i veri owners delle informazioni. Ecco, io aggiungerei anche che bisognerebbe fare uno sforzo nella capitalizzazione pubblica delle valutazioni. Ne abbiamo un po' parlato nella sessione sulla valutazione della cooperazione internazionale. Cioè noi abbiamo un repertorio di valutazioni fatte di cui non sappiamo più niente.
Sono rapporti che ormai stanno dentro i file, dentro i repository, no? Dei singoli computer, eccetera. Mentre invece, ecco, archiviare, rendere pubblici, sistematizzare questo patrimonio di informazione, credo che sarebbe un'operazione molto importante, proprio a rafforzare la democraticità della valutazione, quindi non per fare archeologia della valutazione, ma per rendere possibili sintesi, rendere possibili riflessioni, studi, approfondimenti. Credo in questo un'associazione come l'AIV potrebbe anche essere una casa che spinge, almeno dal punto di vista dell'advocacy, no? Spinge perché le grandi istituzioni nazionali che si occupano di valutazione lavorino anche su questo. Altro elemento è l'attenzione a, diciamo, a sviluppare dei caveat perché la valutazione democratica non diventi valutazione populista. Ecco, di questo dobbiamo fare un po' attenzione, nel senso che c'è potenzialmente, no? Ci sono dei rischi come quelli della neutralizzazione del metodo, mi hanno segnato, pur di favorire l'ownership locale, neutralizziamo le difficoltà, le complicatezze, oppure il livello appunto place-based, no? Della valutazione per sua natura è anche un catalizzatore di conflitti, cioè porta dentro quelli che sono i conflitti che stanno fuori quel programma, stanno fuori da quella valutazione, eppure con questi conflitti li contamina. Ultimo punto, può distorcere l'uso dei risultati a favore del consenso, delle dinamiche di consenso locali. Ecco, sappiamo che ci sono questi campanelli d'allarme, una valutazione democratica deve fare attenzione a darsi gli strumenti, anche gli antidoti, perché questi, diciamo, non corrompano proprio i principi di fondo. Siamo in chiusura perché fra poco la segreteria sarà come me inesorabile, quindi Laura, se vuoi dire ancora qualcosa. Molto rapidamente, io vorrei innanzitutto di ringraziare per l'offerta del live di capitalizzare sulle valutazioni. Per quanto riguarda solo quelle della politica di coesione, noi abbiamo un database, prego Chiara che è con noi, di dare il link. Abbiamo un database di valutazione dal 2016, quindi si possono prendere, e abbiamo cominciato a fare un lavoro di rassegne valutative. E devo dire, ci si è fatto il cuore piccolo come mignolo di una formica, ma per il contenuto eccetera, però comunque è una cosa interessante che dobbiamo andare avanti. Una cosa che vorrei dire è che io ringrazio tutti quanti, sono venute fuori moltissimi spunti sui quali il laboratorio lavorerà e che cercherà di restituire anche ovviamente all'interno del live che ci ha ospitate e di tutta la comunità. Soprattutto molto, molto interessante questo che dice Gabriele sul conflitto e sui rischi di populismo. Questa è una questione da tenere presente, però io vorrei dire che nel momento in cui noi parliamo di sistemi di valutazione articolati che dalla sessione risultano necessari per una valutazione di una policy come il PNRR, ovviamente noi immaginiamo non soltanto di costruire dei sistemi di valutazione partecipata, ma di costruire dei sistemi appunto articolati con valutazioni a servizio di vari soggetti, con un grossissimo ruolo dei valutatori e con anche una certa quantità di valutazione, diciamo, fra virgolette, esperte di tipo tradizionale. Non esiste solo la valutazione partecipata per fare valutazione democratica. Questo secondo me è stato molto, molto, molto evidente nelle presentazioni che hanno avuto come oggetto la valutazione della scuola. Quella è una parte del lavoro che si fa. Secondo me quelle sono state molto, molto interessanti anche da questo punto di vista.